Buongiorno, sono le 7:30 del mattino, io ho dormito 3 ore, devo parlare piano perché Sasha sta dormendo e tra poco parto per il mare. Sono troppo felice, aggiornamento tra pochissimo, vado a preparare tutto. La zampa, brava, dai che ci vediamo in realtà tra tantissimo. Ecco qua tutti i gattoni che sono venuti a farmi la compagnia. In realtà torno tra tantissimo, cioè torno tra 2 settimane, solo qualche ora perché poi riparto per la Cina. Cercando di portarmi il cane senza svegliarti, ci si è messo a bruciare il cane. Ciao amore, io parto, mi raggiungi la tra una settimana. Non fare il bimbo. Ciao amore, ti sei pacini. Ti mancherò? No. Come no? Io lo so che ti mancherò. Beh, lo so che ciò non mandiamo. Oh, quanto sei bello quando ti stiracchi. Andiamo, dai. Chi è un cane legato? Chi è un cane legato? Ma chi è un cane legato alla cintura di sicurezza? Anzi, 2 cagnolini legati, Gogo. Sei felice? Andiamo al mare, eh? Non ne frega niente in questo momento, devo solo dare dei gran baci. È arrivata anche la Nikki con Oxer. E quindi siamo completi per metà, perché la Maddy arriva con il treno e Uma e ci vediamo a Rimini. È stato un viaggio meraviglioso e adesso vi farò vedere delle stories che lo testimonieranno. Nicole, cosa ne pensi? Il mi ha vomitato sulla mano. Ah, a parte e il cane che ha vomito sulla mano. Ok, facciamo che adesso vedrete le stories di questo viaggio meraviglioso. Macchina gialla. Ma quanto è bello mio cane. È molto più bello di Croito, brutto. Prendi il volo con quelle orecchie. Tu sei il mio mangiacacca, bello. No. Dammi la cicca e la fragola, basta che non sia dei gum protex, puoi darmi quello che vuoi. No, dai! Sfotti, sfotti. Arriverai alla mia età. Con le mani, Nick! Per questi non puoi farla qui la pipì, Gogo. Dicevo che per questi primi giorni qui a Rimini ho scelto l'hotel Aria. Cioè, in realtà l'ha scelto mio papà. Però sembra molto carino, dopo vi farò vedere la stanza. Vi dico dopo perché ancora non ce l'hanno data, perché siamo arrivati molto presto. La cosa bella è che tipo siamo saliti in stanza di mio papà e lui ha Uma. Abbiamo comunicato che c'era il cane, quindi gli hanno già fatto trovare dentro la cuccia e la ciotola per il cane. Quindi super carina come cosa. Ha la piscina sul tetto, proprio tipo antifan, antistalker, bellissima. C'è qualcuno che mi sta whatsappando, probabilmente sarà Sasha che mi dice: amore, mi panchi tanto. Gogo, andiamo. Adesso abbiamo un'oretta libera perché poi andiamo in stazione a prendere la Maddy con Uma e poi ci inizia la vacanza. Sì! È la prima cosa che faccio a Rimini, ovviamente sono andata a prendere i cavolini perché li firmo e uno lo compro e lo metto in hotel, perché visto che in hotel c'è la parte con i libri e uno glielo lascio lì, così almeno nella biblioteca c'è anche i cavolini. Sto cercando un paio di occhiali per mio papà, gli ho consigliato quelli. Fai vedere come stai bene. Ma sono perfetti! Vediamo. Io prenderei quelli. Va bene. Dovete sapere che Gogo alza la zampa anche se ormai
La pipì l'ha completamente finita, ma lui deve battezzare tutti i pali ancora e tutti gli alberi di Rimini. Adesso stiamo andando a vedere se al mare accettano i cani, perché non tutte le spiagge li accettano. E noi vorremmo portare i cani sotto l'ombrellone. Anche se il bagno si può fare solo in determinati orari, tipo la mattina presto, per i cani ovviamente, e il pomeriggio tardi, almeno a Cattolica l'anno scorso era così. Ora cerchiamo... stiamo provando ad andare al bagno Attilio, vediamo se ci accettano. Sì, ci hanno dato il posto, tra l'altro molto riservato, molto super carini. E mentre stavamo prendendo l'ombrellone ho fatto 8 foto con le fusole. Sarà una bellissima vacanza, io vi amo tantissimo. Ed eccoci nella nostra camera. Nick, abbiamo una camera tutta per noi. Sì, io dormo sul terrazzo. Dormi sul terrazzo, questo è il nostro letto. Tra l'altro ragazzi, il terrazzo è più grande della mia casa praticamente. Anzi, è più grande della camera. Abbiamo un terrazzone pazzesco. Ho già fatto il controllo animali, cioè che non possono passare nei buchi. Se no io come faccio senza Goggo? Come faccio senza Goggo? E la cosa carina, guardate, ci hanno messo le cucce, una per Oxer e una per Goggo. Quella rosa di Oxer. Sì, certo. Ciao Oxer! Il cane pauroso con queste orecchie che prende il volo. Ciao. Sei brutto. Non è vero. Abbiamo abbandonato i cagnolini in camera e si sente tipo dei cagnolini che fanno... Non sappiamo distinguere se è Oxer o Goggo. Ma noi come prima cosa cosa andiamo a mangiare? La piadina. La piadina, la mia piadineria preferita. Stanno facendo acqua gym in hotel e sono anche in tante all'1:20. Perché a Rimini si fa l'acqua gym all'1:20? E mentre andavo a mangiare la piadina, fai vedere che cos'hai nel sacchetto. Non hai fatto tempo a vedere la mia storia che siete andati a prenderli. Cioè, ma la vostra fortuna è, oltre aver preso il libro, mi avete trovato anche per fare la foto. Cioè, doppia fortuna. Comodo, comodo avere Instagram, comodo. Ben arrivata. Grazie. Dov'è la bambina? Uma? Dove sei? Ciao Uma. Sei venuta a Rimini anche te. Mangi la piadina. Ciao. Uma. Ciao. Ciao. Che piadina mangi, Uma? I croccantini? Sì, piadina e croccantini. Buona! E tu invece che piadina hai preso? Io ho preso l'invurnid. Che vuol dire? Inverno. No? Invornito. Io invece ho preso, come sempre, la sigla e mozzarella, perché questa è la mia piadina. Rincitrullito si può dire. Sì, rincitrullito sì. Buon appetito. È molto comodo il face track. Guardate come mi seguo la mia videocamera. Potrei ballare. Da mangiare l'uccellino. Bravo uccellino, bravo. È che come ogni anno, ogni estate, io dimentico le ciabatte. Non è che le dimentico, che ogni anno le rompo perché non so camminare con l'infradito. O Gogo te le mangia. O Gogo me le mangia. Quindi stavo buttando. Guarda che quelle. Ah no, questo è 36 col cactus. Ho trovato queste fantastiche. È per top. Sì, 40 Sabrina. Io ho il 39, però il 39 non lo vedo. Le tagli, le tagliamo con le forbici. La famosissima marca Evertop, perché io sono sempre al top, vado a pagarle. Ce l'hai i braccioli per giocare in piscina? I braccioli? Ci do io due paia. Ma sono incredibili. C'ho 20 anni, Sabrina. Capito, siamo così. Ok, ok. Anche salvagente di Moana, Australia, Oceania. Grazie mille. Prego. Vuoi vedere quanto corro veloce con le mie Evertop? Vai. Meno male che non ho preso da lei. Velocissima. Grazie. Quasi andavi in strada. Mamma mia, quanto sono belle le mie Evertop. Che non avrai mai. Le mie Evertop. Che non avrai mai. Guarda, le metto qua. Le mie Evertop. Goggo, sono le mie Evertop. Hai capito? Ti do l'osculazione con le Evertop. L'osculazione. Goggo, ti sta chiamando qualcuno. No, chi è? Che palle la mamma. Pronta? Ha messo giù. Ha messo giù. Sai che la richiama, faccia finta di te. Goggo, dammi le mie Evertop. La famosissima marca. Sono finta di essere la Nicole. Uè. Pronto? Uè. Come stai? Pronto? Pronto? Sono Nicole. Ehi. Ehi, mi senti? Non vi sento. Ehi, parla più forte. Ora mi senti? Mettile giù. Adesso. Dille che c'era un'interferenza. Chiama e dille che non si sentiva niente. Uè, mamma. Perché mi hai messo giù? Ah.
Mamma, tua figlia che ti prende per il culo. Non è vero, va via la comunicazione. Quanti snack stai rubando? Vabbè, comunque lo noi sai. Adesso mettiamo l'Evertop. Mamma, ho comprato l'Evertop. E andiamo in piscina con le mie Evertop. Che... sto per camminare, ragazzi. Ho messo il mio nuovo costume. Ops, non mi sono spalmata bene la crema. Mirtilla a leopardato. Come sto con il costume mirtilla leopardato? Ovviamente sto bene perché ho le mie Evertop. Perché sei così gasata per delle ciabatte? Nicole, ma scusami, guarda bene. Cioè, tutti vorrebbero delle Evertop. Provale. No, no. Ma guarda quanto corri veloce, provale. Metti anche l'altra. A parte che c'hai 20 numeri. Vai, prova a correre veloce. Wow, non ti vedo. Se puoi, Nikki, metti anche le mani così, tipo ninja. Ah, non ti vede nessuno. Prova. Ma dove sei, Nikki? Non ti vedo. Non ti ha visto nessuno, spalmati quella crema. Vabbè, comunque, vi stavo facendo vedere il mio nuovo costume che mi ha mandato Mirtilla, l'ho portato. In realtà non pensavo mi stesse bene, però dai, non mi sta malissimo. Cioè, adesso mi state vedendo senza le ciabatte Evertop, però vabbè, accontentatevi. E comunque, dicevo, stiamo per andare in piscina. Non so cosa stia facendo mia sorella. Ah, si sta spalmando la crema. Fa niente, dicevo, cosa andiamo a fare in piscina? Il bagno. E... un picchio. Per me è qualcuno che ci vuole sputare. Non lo so. Comunque andiamo a fare il video per il tuo canale. Sì. Che sicuramente tanto. Sì, ma tanto non vi preoccupate perché il suo video è già uscito da mo. Quindi se non l'avete visto, esatto, andatelo a vedere. Perché sono un po' lenta con i video. Mi sono incremata. Ho messo la protezione 20. E ora invece metto la 50 su tutti i tatuaggi. Perché i tatuaggi non devono prendere il sole. Ma che piangeva? Piangeva, altrimenti si rovina. Quindi crema e si va. Volevo farvi vedere il mio copricostume che mi sono comprata in Kenya. Non l'ho mai messo. Come mi sta? Bene. E in abbinato ho il telo del mare. Ma cos'è che suona? È Ryan? Sì, è Ryan. E in abbinato il telo del mare. Dove finisce il mio copricostume? Dove? Ok, la smetto. Sparisci. Tocco, dove è andata? Dove è andata? E Nicole, è che con le mie Evertop sparisco veloce. E adesso siamo arrivati in piscina. Siamo sul tetto, ragazzi, all'ottavo piano. Oh, è che io da un po' ho le vertigini e non voglio guardare giù. Da che parte è il mare? No, mi sa... ah, è di là il mare. Qua c'è ovviamente la gente che si fa i cavoli loro. Qua c'è mia sorella. Qua c'è mio papà che si beve già la birra, fantastico, si cagherà in acqua addosso. Ecco, là c'è il mare, là c'è la ruota che vi ho fatto vedere un po' di volte quest'anno. E noi andremo in spiaggia precisamente là, più o meno. Saliamo. Siamo ancora più in alto, qua siamo al nono piano. Ovviamente abbiamo la piscinetta. Bello, sul tetto, mi piace tantissimo sul tetto. Cioè, alle vetrate non mi crea vertigini, mi crea vertigini affacciarmi, ma wow, bellissimo. Principessa Sirena, com'è la situa? Bagnata. È bagnata, abbiamo Principessa Sirena 1, Principessa Sirena 2. E guardatela che figo. In pratica sono le sedie, sono tipo dei tappi bottiglia dove tu ti fai l'aperitivo al bar in piscina. Vai Sirena, facci vedere come posa. Sei pronta? Faccio un servizio fotografico, un attimo. Foto numero 1. Foto numero 2. Bellissima questa. La numero 3. Vai con l'addome, perfetta. La 4. Ottimissima, bravissima Nicole, complimenti, complimenti. Ok, è arrivato il timing, sono le 5 aperitivo, devo andare a sedermi qui. Devo trovare la... no, manca un gradino. No, guarda perché le... no, sono sulle punte, non voglio bagnare. Non so per fare. Dicevo che le befane stanno già banchettando. Sì, c'è il gradino. Senti Ibiza. Ti senti Ibiza? Ma siamo a Ibiza. Buonasera, dove siamo? Buonasera. Rimini. Non dovevi dire Ibiza, dovevi stare a gioco. Stiamo a Isla Miguel. Esatto. Raga, le comiche, siamo bloccati al settimo piano. Perché, scappa, scappa fuori. Perché praticamente l'ascensore non vuole scendere e non possiamo prendere quello perché giustamente se premiamo torna. Non ha funzionato la tua idea. Ah no, aspetta, adesso va su. Vediamo. Adesso in teoria lei l'ha mandato su. Siamo per la cosa salita. Grande, allora adesso premi giù. Speriamo che torni. Deve arrivare però questo qui. Perché se arriva questo siamo fregati. Questo sta salendo? Questo sta... sì, sì. Possiamo tornare in camera dai cani. E vai, è stato divertente. Non ci credo mai nella vita. No, no, è tornato questo. Vai, due. Noi siamo al 2. Guarda che adesso va, me lo sento. Te lo senti? E se rimaniamo intrappolati? È andato! Grande! Poverino, l'abbiamo lasciato giù! L'abbiamo fatto scendere dicendo che non andava l'ascensore. Siamo malvagi! Apriamo i cagnolini. Chi è? Cucci!
Cos'è Cucci? Oh, è Coco! Apri! Ciao, Coco mio! Coco mio, ciao! Il mio cane! Siamo state via ben 2 ore in piscina, scusami! Scusami tanto! Ciao! E ragazzi, dopo questa serata, cioè, io sono a Rimini, non poteva che mancare lei. Miss Cocomero! E il pubblico in delirio per Miss Cocomero! Ascolta, facciamo la conta. Ambarabacci, cicco, co. Perché devo sapere che là c'è una cavalletta gigante. Ecco, la vedete là, con la roba nera. Sarà meno 30 centimetri, è grossa come un piede. Nessuno di noi ha il coraggio di farla andare via, perché comunque non voglio farle del male. Quindi ho provato a toccare con una ciabatta e si è scappata dentro urlando. Abbiamo usato l'hotel. Qui adesso abbiamo dato un messaggio a mio papà, anche sulle 2 del mattino si viene a toglierci la cavalletta. Perché siamo femmine e abbiamo paura. Cioè, non ho paura, in realtà magari non ho paura, però è verde militare. Se fosse stato un verde brillante l'avrei presa più in simpatia. Cosa stai dicendo? Sto trovando una scusa. Ah, non è una mantide? E quella cos'è? Una cavalletta. One hour later. Ho cercato come sbarazzarsi delle cavallette. Sottotitoli alla pagina 777 di Media Video. Dicevo che ho trovato. Come sbarazzarsi delle cavallette. Non lo sapremo mai come possiamo sbarazzare di questa cavalletta. Procurati delle galline. Le galline sono golose di cavallette. Fatta, dobbiamo trovare una gallina. Dove la troviamo? Rimini a te una gallina. Dai, usiamo Coco. Prima Coco se la stava mangiando io. 3 hours later. Allora, Wiki Au, suggerimento 3. Affrontale. Di solito escono spesso all'alba o al tramonto. Muovendoti con calma, scacciale dalle foglie direttamente verso un secchio d'acqua dove affogheranno. Aspetta, c'è l'alternativa. Oppure tirale al suolo e saltaci sopra velocemente per schiacciarle. Stai scherzando? Non lo sto inventando, ragazzi. Con la mia ciabatta Evertop sono sicura di farla salire qua e di liberarla nel cielo. Vado. Abbiamo un problema. Tutte le mie munizioni per cercare di spaventarla sono fallite. Dammi qualcos'altro. Non riesci neanche ad aprire la finestra. No, no, no. Dai. Io ci credo in te. Io guardo. Vai. Dai! Ho fatto qualcosa! C'eri quasi! Sto toccando un palloncino, ragazzi, per eliminare la cosa. Questi non sono quelli che esplodono, quindi... Brava, capito? Chiamatemi la Queen. Le cavallette.